Assessore, parliamo anche un po' di quella che è la situazione di queste ultime ore in Abruzzo per quanto riguarda i contagi. La giornata di ieri ha segnato 10 positivi, questo è il numero che è stato reso noto proprio dal suo assessorato. C'è un po' di preoccupazione o comunque è un trend nazionale che forse anche vi aspettavate? Allora, il trend è nazionale, i piccoli focolai sono dislocati nella nostra regione così come sono dislocati in tutta la nazione. Questo significa che non bisogna assolutamente abbassare la soglia dell'attenzione perché il virus è presente, bisogna evitare, come abbiamo già messo più volte stabilito nelle procedure, quelli che sono i momenti di assembramento, i momenti di grandi relazioni. Quindi massima attenzione, riportare sempre quelli che sono i dispositivi, ma l'elemento di forza è che oggi abbiamo una grande esperienza sul campo e quindi riusciamo subito a definire la provenienza, quindi mettiamo in atto quella che è la tracciabilità di ogni caso e quindi una prevenzione adeguata. Assessore, se dovesse però permanere anche nei prossimi giorni qualche piccolo focolaio, seppur molto circoscritto, potrebbero esserci dei provvedimenti ad hoc adottati dalla regione? Ma noi i provvedimenti ce li abbiamo sempre pronti, saremo in grado di adottarli e quello che vorremmo evitare, però dobbiamo metterli in pratica se dovessero esserci dei focolai di alta complessità.